Ciao a tutti, oggi non vi insegno nulla, semplicemente vi voglio presentare un pedale che ho comprato circa 2 anni e mezzo fa dai ragazzi di Box Guitar qui a Torino. E questo pedale me l'ha fatto conoscere Enrico, avevo appena venduto il Plexiton di Carl Martin, cercavo un pedale per sostituire quel tipo di sound e mi ha consigliato il Box of Rock di Z.Vex. Z.Vex è un marchio americano di quelli, come dire, di alta fascia, e il pedale in questione si prefigge di ricreare il sound di una vecchia Marshall JTM45, quindi le prime Plexi, quelle degli anni 60, quelle che usava Hendrix, giusto per capirci. Vediamo subito il pedale nel dettaglio, velocissimi. Abbiamo 2 switch e 4 potenziometri. Il pedale è diviso in 2, ha una sezione overdrive e in post, quindi dopo il segnale distorto, c'è un clean boost che è un circuito derivato dal Super Hard On, che è un altro pedale che potete acquistare sempre di Z.Vex. Io ce l'ho qua dentro, quindi ne approfitto, lo uso spesso come clean boost per boostare qualcos'altro. Sono usabili separatamente, quindi non dovete accendere per forza il pedale di distorsione per poter usare il boost, ma sono assolutamente indipendenti. Vediamo un attimo il boost, questo è il suono di base. Abbiamo un incremento di volume assolutamente notevole, oltretutto possiamo gestirlo, non è preimpostato, ma c'è proprio il potenziometro dedicato per il boost. In sequenza abbiamo volume, ovviamente è il volume della distorsione, e poi il tone che va da suoni molto scuri. Se lo apriamo, fino ad arrivare all'estremamente brillante, con la strato a metà direi che è perfetto. Il gain ha un'escursione molto ampia, si va dal semi clean, quindi proprio a un crunch discretamente corposo, al massimo arriviamo territori di blues spinto, anche rock, bello incazzoso. Ve lo faccio sentire anche con le spall. Cambio chitarra. Con le spall ovviamente magari andiamo a schiarire un pochino di più il tono, perché è una chitarra un po' più scura di suo, quindi apriamo un po' il tono. Ora col gain al massimo o quasi siamo già in territori di hard rock. La cosa pazzesca di questo pedale, che io trovo non utile di più, ed è il modo in cui lo uso io fondamentalmente, è la dinamica, intesa come la possibilità di passare da questo suono che avete sentito adesso a questo, semplicemente col potenziometro del volume della chitarra. E sulle spall è in particolare utilissimo perché con semplicemente il selettore dei pick up voi passate da questo suono a questo. Interessante, no? Io uso tantissimo questo sistema perché non amo fare il tip tap su tanti pedali per avere 1000 suoni di distorsione diverse. È una cosa che non mi piace. Mi piace avere un suono solo e lavorarlo con altri pedali. Per esempio, se mi servisse più gain potrei accendergli in fronte un TS808 che ho qui in pedaliera, voi non lo vedete, ve lo accendo. In modo da ottenere più saturazione per un solo particolarmente cazzuto e cattivo. Due altre buone notizie: la prima è che è un pedale che si interfaccia benissimo con qualunque amplificatore. Io qui ho il mio Princeton Reverb del 78, che non è proprio un amplificatore pedal friendly, mettiamola così. Cioè, non tutto gli garba. Per esempio il Plexiton non era proprio il suo pedale, l'ho venduto anche per questo. E questo invece, il controllo di tono che ha, riesce a lavorare bene su tutte le frequenze e quindi anche su un amplificatore un pochino scavato sulle medie, come può essere un Fender di quelli classici, che sono forse gli amplificatori più ostici coi pedali. Lavora assolutamente in maniera convincente. Altra piccola cosa: se girate le manopole di boost e di gain del pedale, il pedale fa rumore, fa un crack crack, come se avessi potenziometri ossidati o rovinati. Non preoccupatevi, è tutto normale perché è proprio una caratteristica della circuitazione del pedale. Io non sono un tecnico, però sappiate che non vi dovete preoccupare. Parlo di questo rumore qua. Non so se si sente, alzo un po' il volume. Nulla di preoccupante, c'è anche scritto crackle ok, vuol dire che se fa rumore di non preoccuparsi, è proprio così il pedale. Tanti pedali di Z.Vex, incluso il Distortron, hanno questa caratteristica. Quindi non è rotto, è proprio così il pedale, andate tranquilli. Consigliatissimo, costa un po', però devo dire che vale tutti i soldi che costa. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi qui sotto al canale, buona musica e buon blu!